E quant'altro, noi come gruppo consiliare, uniti per la nostra città, siamo stati sempre attenti affinché ci sia un percorso nell'interesse dei cittadini. Questo, quando è un momento particolare qual è questo, quando si può intervenire, si interviene per far sì che si possa rideterminare, c'è un sempre al ripasso perché il momento è quello che è. Non possiamo non votare anche il deliberante. Io colgo l'occasione del Consiglio, seppure non siamo, ma non è questo il punto, per fare alcune sollecitazioni in questo periodo particolare, innanzitutto di salutare chi decide in questi giorni di ritornare nel nostro paese e quindi di ospitarlo nel modo possibile. Quindi di far sì che ci possa essere quell'ospitalità, le condizioni per dare con le garanzie, perché il periodo del Covid c'è ancora, quindi dobbiamo anche sotto questo aspetto vigilare e far sì che si sia garantito il bene della salute dei cittadini. Siamo anche interessati con la chiusura della Cordovalle, teniamo dei problemi non da poco. L'impegno da parte dell'amministrazione, ma di sollecitare per quanto è possibile di fare di tutto e di più affinché il traffico venga gestito soprattutto in questi giorni in modo tale da non creare intralcio, da non creare situazioni di pericolo. Il problema serio è che noi non lo abbiamo, ma casi di emergenza. Quindi di predisporre, sindaco, di predisporre, predisporre con tutto, voglio dire, gli interventi e le iniziative volte a garantire una circolazione, perché il problema interessa a tutti, quindi voglio dire, dare sotto questo aspetto una soluzione, magari atterrare, perché non pensare in questo periodo, magari di fare anche un senso unico. In questo momento, io penso che nei giorni ci possiamo trovare di fronte a difficoltà ancora maggiori, cioè che aumenta il traffico e quindi la situazione non sarà facile da gestire, si potrebbe, per le emergenze, per la situazione, in alcune ore della giornata, in alcune ore della giornata, per esempio, che ne so, in orario di punta, dalle 8, perché assistiamo molti lavoratori. Mi so che vanno all'ospedale, che vanno in PC, si lamentano perché non possono pensare con una proposta costruttiva dalle 8 alle 11 o mezzogiorno di fare una fascia di orario a senso unico in questo momento che è di maggiore transito, poi dopo da certo di limitare proprio per far sì che il traffico possa essere scorrevole. Nelle altre iniziative, noi come ogni anno l'amministrazione comunale è attenta nel dare momenti di eventi, quest'anno tra i vari eventi abbiamo scelto anche quello di essere presenti con un'iniziativa che era arricchita, sicuramente con la festa dell'olio, che è un momento anche importante di promozione del territorio. In ultimo, senza dilungarmi, sì, lo vediamo di trovare la soluzione a parte delle querce. Il peccato che questi giorni, soprattutto di Calunga, io ricordo da ragazzo, chi ha frequentato quei luoghi, che quella era la soluzione migliore per questo fatto. Farsi un danno nella piscina termale era, ed è la soluzione. Noi conosciamo le qualità delle acque termali, siamo consentiti, è un peccato. Vediamo di sollecitare anche in tal senso una soluzione. Che non ho capito bene se era la gara, ma lo dico costruttivamente, no? Questa è la luce. No, dico che parta più presto, ecco. Sì, perché se no il caldo è adesso. Nel giro di 5-6 giorni. No, dico che il caldo è adesso, c'è ancora di più bisogno in queste ore di usufruire più strutture che possano essere attualmente. Non penso che ci sarà un'occasione di un altro consiglio, qualche altra riflessione. L'affidiamo ai posti, ma noi qui la facciamo serenamente per dire che l'impegno è che c'è per chi ha condotto il cuore.